Buon lunedì a tutti quanti e che Dio ci benedica anche questo inizio di settimana, che possa veramente la sua mano potente stenderla su tutti e su ognuno bisognoso che in questo mondo langue ed è disperato a chiedere aiuto e non sa a chi rivolgersi. Gloria a te, Padre. Alleluia. Santo sei, Signore. Non c'è Dio grande come te, Signore. Alleluia. E vogliamo stamattina ancora dar gloria al Signore in tutti i sensi. Non ci dimentichiamo che questo nuovo giorno è un giorno memorabile, perché ancora un giorno si è accostata alla nostra vita e questo lo dobbiamo a Dio. Perché senza il suo volere oggi non esisterebbe nessuno. Bene, ci vogliamo chinare il capo e lodare al Signore in preghiera, soprattutto ringraziarlo. Padre Santo, Dio d'amore, ti amo con tutto il cuore, grazie ancora per ciò che tu stai facendo nella nostra vita, come tu ci stai portando avanti, come tu veramente ci stai portando nella tua presenza, Signore. E questo ne abbiamo prova concreta. Sentiamo la tua presenza così tangibile, giorno dopo giorno. Vediamo come tu veramente ti accosti a noi e ci dai quel privilegio di sentire la tua presenza così tangibile, immensa. Grazie Padre, continua a benedirci Signore, continua a benedire tutto il mondo, benedici le nostre famiglie, benedici i nostri fratelli, sorelle, amici, ancora Padre i nostri nemici, se ce ne abbiamo Signore che possono essere aiutati da te e benedette Signore, che possiamo essere in comunione tutti quanti. Grazie Padre, ancora buon Padre Celeste ti voglio pregare per il terzo mondo Signore. E questi popoli sottosviluppati che hanno bisogno di aiuto, sostegno, Signore, benedicelo, Signore, benedici ancora queste guerriglie, Signore, che la pace possa trionfare, Signore, che tutti abbiano una serenità, una tranquillità, che non pensano più alla guerra, che non pensano più alle guerriglie, che la pace trionfi nel loro cuore e nelle loro anime. Grazie, Padre. Ancora per questo, Signore, continua a benedirci quest'oggi, Signore, sul lavoro e soprattutto, Signore, fai che venga l'abbondanza, Signore, che possa veramente in questo mondo una nuova vita, una nuova abbondanza benedetta da te, Signore. Sì, Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo giorno per giorno, attimo per attimo, istante per istante. Grazie Padre, tutto questo te lo chiediamo nel nome santissimo del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre e in eterno. Amen. Miei cari nella grazia, ieri ho mandato due video in online, uno quello di mattina e uno quello di pomeriggio in diretta. Se lo cercate nel mio profilo nuovo lo trovate, oppure in quello vecchio. A Dio volendo ci sentiremo più tardi. Preghiamo gli uni per gli altri. Vi faccio sapere che in WhatsApp ho un gruppo e sto aprendo le porte a tutti gli stranieri, perché ho visto che gli italiani si allontanano, perché si disturbano delle notifiche che gli arrivano, sapendo che i telefoni sono fatti apposta per sensibilizzare le notifiche e annullarle. Sopra il telefono ci sono tre puntini a destra in alto. Cliccando questi tre puntini si entra nei comandi, dove vedrete i comandi che dicono annulla
queste notifiche da per un giorno intero, per una settimana intera, per un mese intero o per sempre. Io direi di annullarle per sempre. Le notifiche non hanno importanza e disturbano e riempiono il telefono di messaggi. Così non vi arrivano più messaggi, ma voi quando entrate nel gruppo li potete leggere e li potete vedere. Questo è stato un sentimento che il Signore me l'ha trasmesso, dato che voi vi siete allontanati, il Signore adesso preferisce anche gli stranieri. Come ha fatto il suo figliolo Gesù Cristo, vuole che faccio io adesso. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Vi saluto con un abbraccio forte forte, vi stringo a me e un grande bacio a tutti. Amen.